sia giurisprudenza come dipartimento che scienze motorie hanno avviato un percorso di approfondimento delle tematiche giuridiche, sia perché ha veramente un grande interesse, ma anche perché i ragazzi stessi colgono delle prospettive, magari anche lavorative, in questo ambito. È chiaro che l'evento di oggi è un evento puntuale su un tema sicuramente di grande attualità, cioè la tecnologia, quanto impatta sul fenomeno sportivo, quanto aiuta a mantenere la regolarità delle competizioni. Però c'è sempre un tema di fondo, che sono da un lato gli aspetti di limitazione della tecnologia, che probabilmente avrà nei prossimi anni margini di miglioramento. Dall'altro lato è chiaro che è l'evento in sé, che non deve, diciamo così, pregiudicare la gioia, lo spettacolo della competizione, e quindi lo sport deve mantenere comunque quella voglia di essere vivace, di essere dinamico, che altrimenti una massiccia, no, intervento tecnologico potrebbe limitare in questo. Io, come scrivo nel libro, sono da 36 anni che faccio telecronache. E quindi diciamo che ho visto molti cambiamenti tecnologici. Io credo che questo passo in avanti del VAR sia molto importante, e credo che gli arbitri dovrebbero dotarsi di analisti di immagine, oltre che di analisti di regolamento, perché noi sappiamo bene che la visione sul campo e in presa diretta e la visione sul VAR sono due elementi spesso diversi, perché le immagini rallentate modificano anche la percezione. Bisogna decidere che strada prendere, ma nel momento in cui si prende una decisione che è quella di utilizzare le immagini, poi bisogna avere degli analisti di immagini che siano di supporto agli analisti arbitrali. Credo che questo sia un elemento molto importante. Noi di fatto il VAR l'abbiamo sempre utilizzato, perché noi avevamo la possibilità di giudicare l'operato dell'arbitro attraverso le immagini. È molto importante comprendere anche perché gli arbitri prendono certe decisioni, e per far questo il giornalista deve dotarsi di cultura, come sempre, e quindi deve conoscere il regolamento a memoria e le disposizioni degli arbitri a memoria, e in questo modo secondo me ci può essere un passo in avanti culturale, perché spiegando le cose le polemiche si smorzano. Io credo che lo sport sia un elemento importante della nostra cultura. Non è un caso che noi veniamo da una cultura classica che metteva lo sport tra le cose importanti da insegnare ai ragazzi. Credo che questo elemento culturale sia stato pesantemente sottovalutato dagli anni 70 in avanti in Italia, e credo quindi che vada recuperato uno spazio culturale importante per lo sport nella nostra nazione, che potrebbe aiutare la crescita dei nostri ragazzi, e quindi è molto importante parlare alle nuove generazioni.